Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre Through the Looking Glass. Oggi, qui sul mio canale, non parlerò né di un film, né di cinema, né di serie TV. Oggi sfrutto il mio canale per parlare di una questione che mi sta davvero molto a cuore e della quale fin troppe persone sono ancora all'oscuro. Sto parlando del disastro del Vajont. Come ho detto, molte persone non conoscono questa tragedia, questa enorme tragedia, un eccidio, oserei dire, questo eccidio della storia italiana, avvenuto il 9 ottobre del 1963. Per farla breve, anche perché potete documentarvi benissimo online o su Wikipedia, verso la fine degli anni 50 la SADE, una società idroelettrica privata, costruisce una diga nella valle del Vajont, una diga che quando fu costruita era la più alta del mondo, 261 metri. I problemi iniziarono a sorgere quando l'acqua iniziò a salire all'interno del bacino. Si scoprì una frana nella valle del Vajont, sul monte Toc, una frana che il 9 ottobre del 1963 si staccò appunto dal monte Toc. Più che frana, io direi una montagna intera, perché per chi non conosce questa storia, la frana è stata stimata in 260 milioni di metri cubi. La montagna cade nel lago, genera un'onda altissima che scavalca la diga e spazza via dalla faccia della terra il paesino di Longarone, che si trova proprio lì sotto. 2000 morti. Le condanne, dopo un processo durato anni? Due. Mi scuso per essere stato così rapido, però veramente online potete trovare tutto riguardo questa storia. Una precisazione, ragazzi, io di solito, come sapete, mi scrivo i video, no? Ogni parola che sentite nei miei video me la scrivo in precedenza per essere più rapido, sia qui davanti alla telecamera sia poi al montaggio. Oggi no, oggi qui ho semplicemente una scaletta perché voglio cercare di essere spontaneo, ma nel senso di trovare le parole sul momento, no? Quando è nata la mia malattia del Vajont, perché io ho avuto proprio una fissazione per questa storia. Probabilmente con il film Vajont del regista Martinelli, se non vado errato, del 2001. L'avevo visto all'epoca su Sky, o forse c'era ancora Telepiù, non mi ricordo. E mi ero appassionato a questo film, no? E io subito pensavo che non fosse una storia vera. Poi invece vado a vedere, tratto da una storia vera. All'epoca il problema è che io non avevo internet, quindi non è che prendi e vai e cerchi Vajont e tutta la storia. No. Perché Vajont? Ci sono tanti motivi. Il primo è di sicuro il fascino per le dighe. Come dice Marco Paolini, che poi citerò più avanti, tutti noi da bambini prima o poi davanti a una diga rimaniamo a bocca aperta, no? Perché sono costruzioni bellissime da vedere, almeno secondo me, incastonate tra le montagne. E quella del Vajont, ragazzi, io sono stato al Vajont 3 volte. Quella del Vajont è altissima, è enorme, penso che adesso sia la quinta più alta del mondo. Fa veramente impressione quando la vedi. Io poi ho letto nei libri la frana di qua e di là, 260 milioni di metri cubi, però non, cioè, è una cifra talmente enorme che è difficile da quantificare, cioè da immaginarsi, no? Anche perché, ragazzi, io quando sono andato la prima volta al Vajont, praticamente tu arrivi e dove una volta c'era il lago, c'è la montagna enorme che è cascata dall'alto e ha formato delle colline, dei colli, no? E io pensavo che la frana fosse caduta da quei colli lì, e quando sono andato lì ho detto: bene, ma non è così enorme come me la immaginavo. Poi, quando ho fatto la visita guidata, la guida ha detto: molti pensano che la frana sia questa, la frana è lassù. Io ho buttato uno sguardo oltre quei colli che erano lì e l'ho vista la frana e sono rimasto a bocca aperta. Anche questa è una cosa che, ragazzi, uno può leggere libri, vedere foto, video, ma finché non ti rechi sul posto è difficile spiegare cosa si prova. Perché ti senti veramente una formica. Una cosa che mi ha colpito fin da subito è il fatto che la diga è alta 260 metri, no? Visibili ne sono rimasti 50 metri più o meno, il resto è tutto sepolto dalla frana. Oltre 200 metri sono stati riempiti dalla frana. E passeggiare in quei posti, immaginare quello che è successo, è difficile, perché è stata una cosa talmente enorme, una catastrofe talmente grande,
che è difficile immaginarsela. Anche una volta che sei lì, dici, ma è incredibile che sia successa una cosa del genere. Perché veramente quello che è l'onda, cioè la frana è caduta tutta insieme a 100 km orari nel lago. Perché quelli della Sade non se l'aspettavano una caduta così rapida. Pensate che la sera del disastro si sono dati appuntamento sulla diga perché erano sicuri, ormai erano certi tutti che sarebbe caduta, anzi loro volevano farla cadere, ma pensavano che sarebbe caduta molto più lentamente e invece l'hanno sottovalutata. È caduta a 100 km orari, una montagna intera, anche lì pensavano che la frana si sarebbe staccata in due momenti, invece è caduta tutta insieme, a 100 km orari, si è alzata un'onda di oltre 250 metri, 250 metri. Di fronte alla frana del Toc, sul monte opposto, il monte Salta, c'è un paesino, Casso, che è stato sovrastato dall'onda. Ma appena sotto il paesino c'è una roccia, un roccone enorme che ha impedito all'acqua di andare contro il paese, no? E poi il giorno dopo, andatevi a vedere in questo caso, io avevo comprato, mi pare a Longarone, credo, questo bellissimo libro, anche perché io sono fotografo, vuoi che non comprassi? Cioè, oddio, all'epoca mi piaceva la fotografia, non ero ancora fotografo, però... Questo è Bepi Zanfron, è stato il primo a documentare il disastro del Vaillant e alcune delle foto che si trovano qui dei primi minuti dei soccorsi sono agghiaccianti. Cercate Longarone dopo il disastro, ragazzi, non è rimasto niente, anche perché l'onda che ha tracimato la diga, la gola del Vaillant è stretta, l'acqua si è incuneata in questa gola strettissima ed è acquistato velocità, è caduta nella valle e poi si è abbattuta sul paese di Longarone, che però era già stato praticamente raso al suolo, da cosa? Dallo spostamento d'aria. Lo spostamento d'aria che ha colpito Longarone è stato quantificato in due bombe atomiche di Hiroshima, per questo hanno trovato i cadaveri senza vestiti. Perché i vestiti sono stati strappati via, il paese è stato disintegrato, poi l'acqua, è triste da dire, ma proprio ha pulito tutto, no? Ha fatto tutta una discesa, andatevi a vedere le foto del giorno dopo, fanno veramente impressione. Tanto queste, quelle che vi dicevo, le prime foto dei soccorsi con bambini tirati fuori dal fango, ora qui si vedranno male, però sono foto veramente... impressionanti. Questa è un'altra cosa che mi fa venire sempre in mente quando succedono delle tragedie, vedi qualcuno, ci sono dei fotografi che scattano fotografie e molti che li insultano. È sbagliato, è giusto fotografare sia le cose belle che le cose brutte, perché se Bepi Zanfron non avesse scattato le prime foto dei soccorritori di notte, non ne avremmo più notizia, non avremmo più niente. Come ha detto uno dei testimoni, quello che resta della vecchia Longarone cosa sono? Fotografie. Bepi Zanfron, che tra l'altro fu il primo, come detto, a documentare il disastro di notte, i primi soccorsi, e fu il primo anche a salire con gli elicotteri e a scattare le foto dall'alto alla frana. C'è un prima e un dopo con le fotografie della frana del Toc, del Monte Toc, prima e dopo la frana, che fanno veramente impressione. La prima volta che ti rechi sul posto non ci pensi, non credi che la frana sia enorme, ma sulla frana oggi hanno costruito un benzinaio, un'osteria, una strada, un parcheggio, una chiesa. Veramente, finché non ti trovi sul posto non ti rendi conto della tragedia che è stata. Io mi ero talmente fissato all'epoca col Vaillant che me lo sognavo di notte, mi sognavo di andare alla diga, mi sognavo che vedevo questa diga, perché sì, diciamo che tutti questi libri li ho comprati dopo la prima volta che sono andato al Vaillant, perché io non avevo bene in mente come fosse questa diga. All'epoca non c'era internet che potevi cercare subito, io ero fissato, volevo vedere questa diga, questa frana, e poi finalmente mia mamma mi ci ha portato, penso, se non mi ricordo male, nel 2004. Mi ricordo lì avevo comprato questo libro di Elsa e Rico Mazzucco, si trovavano presso la diga e fornivano informazioni, avevano dei bellissimi modellini che rappresentavano la valle del Vaillant prima, durante e dopo il disastro.
E appunto avevo comprato questo libro che è molto bello, racconta tutta la storia sia della costruzione della diga, ma di come si viveva ad Erto e a Casso, eccetera, eccetera. Poi c'è questo qui un po' più inerente alla diga, perché poi comunque ragazzi, la diga, cioè, ha resistito, se mi ricordo bene, avevo letto a 20 volte la pressione per la quale era stata costruita. La diga, cioè, è un gioiello da quel punto di vista. Nulla da dire perché per reggere una pressione, un urto del genere, certo, non andava costruita lì sicuramente. La storia del Vajont, Edoardo Semenza. Edoardo Semenza è colui che ha scoperto la frana insieme al geologo Müller, austriaco. E infatti la frana, ironia della sorte, ha una forma ad M. Prima vi ho parlato del fascino delle dighe e la paura dell'acqua, perché ragazzi, io nuoto senza problemi. Però a me l'acqua nelle dighe mi ha sempre fatto provare un'enorme paura, perché forse è la paura dell'ignoto, che sotto l'acqua non sai cosa c'è, no? Tra l'altro c'è anche un testimone del quale avevo sentito un'intervista di recente che si ricorda da piccolo, quando andava a vedere questa diga del Vajont, ricorda il verde, il colore verde dell'acqua che proprio lo intimoriva. E poi perché mi sono affascinato così tanto al Vajont? Ho provato a spiegarmelo, forse perché anche a me piace tantissimo la storia, a me piace tantissimo vedere le foto vecchie e pensare a come è adesso quel posto che vedo nella fotografia, no? Anche le foto vecchie del mio paese. Magari nella foto ci sono persone degli anni 30 e mi immagino, penso, chi erano queste persone? Chissà che vita che conducevano. Adesso qui ci sono io e tra 100 anni io non conterò più niente, come all'epoca loro erano al centro del mondo, erano loro vivi, adesso loro non esistono più, è il ciclo della storia, no? Quindi a me, anche per questo forse, ogni tanto vado a vedermi le foto che ho scattato al Vajont e mi guardo le foto vecchie del Vajont per fare idealmente un prima e un dopo. Per esempio, la ditta costruttrice della diga si era sistemata sul già citato Monte Salta di fronte al Monte Toc. E oggi, se uno prende, ci sono dei sentieri e va a cercare un po' nel bosco, trovi ancora le fondamenta delle costruzioni della ditta. E a me queste cose piacciono un sacco, no? Cercare le macerie di quello che è successo prima, è proprio il fascino della storia. A me piace tanto questa cosa, veramente mi fa impazzire. Qui sulla diga, per esempio, ora mi viene in mente, c'era una strada a due corsie, qui sulla diga. Poi, per esempio, ora mi viene in mente, già che ho parlato prima delle foto di Bepi Zanfron, c'è anche questa bellissima raccolta di foto del già citato Edoardo Semenza, che non l'ho detto prima, è il figlio di Carlo Semenza, il costruttore della diga, che appunto scoprì la frana. E qui in questo CD-ROM, che è vecchissimo, penso sia del 2005-2006, sono raccolte tutte le foto di Edoardo con una trattazione dal punto di vista proprio geologico. Mi ricordo all'epoca quando ero strafissato col Vajont, Madonna, a momenti diventavo un geologo, le avevo studiate tutte nei minimi dettagli, mi ricordavo tutte il colle isolato, tutte le varie, il pian della pozza, tutte queste cose qui che ora non mi ricordo naturalmente, però ero proprio fissato, ragazzi, una malattia per il Vajont. E se prima ero più interessato alla tragedia, alle modalità del disastro, eccetera, eccetera, dell'onda, del rumore, il rumore, cosa no? Ora una piccola parentesi sul rumore. Mi ricordo un testimone a Casso che mi disse, io ero piccolo piccolo, mi dice, fa, tu non hai idea del rumore. Il rumore, tutti i testimoni dicono, provano a descriverlo, però se lo ricordano, ma non riescono a descriverlo perché. Uno, per esempio, aveva detto 1.000 aerei che infrangono la barriera del suono. Ma se pensiamo, 260 milioni di metri cubi che cadono tutti d'un colpo. Tutti d'un colpo. Cioè, deve essere stata una cosa terribile, terribile, veramente. Io, cioè, più tu ti interessi al Vajont, più studi il disastro, più non ti capaciti di quello che è successo. E come ho detto, se prima mi interessavo di più alla diga, al disastro, negli ultimi tempi mi sono focalizzato su quello che è successo dopo. Quello che è successo dopo forse è ancora peggio. Tantissimi testimoni portano avanti anche questa memoria, no? Non solo del prima, del durante, ma anche del dopo, perché quello che è successo dopo il Vajont, il processo, i risarcimenti che per molti non ci sono stati,
è qualcosa di vergognoso, di veramente vergognoso. I risarcimenti per i parenti che erano quotati a tipo di parentela, no? Per una figlia morta davano un tot, per una madre davano un tot, per una nonna davano un tot, un cugino, forse un cugino non veniva nemmeno risarcito, cioè degli oggetti, no? Sembrava di essere dal macellaio. O ancora i risarcimenti per le famiglie. I 77 miliardi che sono stati dati, 77 miliardi dati al comune di Longarone, che lì, anche lì hanno rifatto il cimitero dove avevano seppellito all'epoca Fortogna, avevano seppellito lì tutti i morti, poi l'hanno buttato giù per rifarlo. E anche di questo si sono indignati i sopravvissuti. E oggi che vogliono sfruttare l'acqua che esce dalla diga perché non l'ho detto, ma l'acqua continua a uscire dal Vajont perché la frana è caduta, è rimasto un lago dietro la frana, la diga e poi la gola. Eppure il torrente Vajont da qualche parte deve scaricare. La SADE aveva fatto costruire una galleria di bypass tra il lago che sarebbe rimasto dietro la frana e la diga. C'è una condotta sotto che permette all'acqua del torrente Vajont di scaricare. Quindi questa è stata usata anche come prova del fatto che questi sapevano benissimo che la montagna sarebbe venuta giù. E oggi il comune e gli altri comuni limitrofi vogliono sfruttare quest'acqua che cade e costruire una centrale idroelettrica in fondo alla gola del Vajont per sfruttare l'acqua che cade, come dice giustamente un sopravvissuto, l'acqua che esce da quella diga lava ancora le ossa di tutte le persone che non sono state trovate, perché meno della metà delle persone sono state trovate o comunque riconosciute, delle altre sono state ritrovate o dei pezzi, delle gambe, delle braccia, oppure niente. Pensiamo ad esempio anche al fatto che alcuni cadaveri sono stati trovati a 50 km da Longarone. Purtroppo non l'ho ancora comprato, ma lo devo comprare. C'è stata una sola giornalista all'epoca che si era presa la premura di raccogliere le testimonianze dei paesi di Erto e Casso che avevano paura che cadesse la frana, di raccogliere e di portarle fuori, di farle conoscere. Una giornalista dell'unità, Tina Merlin, che è stata l'unica giornalista a mettere in guardia tutti che qui rischiava di cadere una frana. Un libro scritto dalla Tina Merlin è uscito, mi pare, 20 anni dopo che lei l'aveva scritto. Non l'hanno fatto uscire. Ma perché? Ma perché qui la colpa non è della SADE, la colpa è dello Stato italiano. Perché la SADE, come dice Paolini, Marco Paolini, penso che lo conosciate Marco Paolini, nel suo, ora ci arrivo alla sua bellissima orazione, la SADE è uno Stato nello Stato, forse lo diceva la Merlin, non mi ricordo, scusate. Qui la colpa è dello Stato italiano che ha dimenticato il Vajont. È per questo che dico che l'unica speranza siamo noi giovani, perché poi arriveremo al momento che, come è morto l'ultimo sopravvissuto del Titanic, morirà l'ultimo sopravvissuto dell'Olocausto, morirà anche l'ultimo sopravvissuto testimone del Vajont. A quel punto sta a noi far conoscere questa tragedia. Per cui ecco che secondo me è fondamentale documentarsi su questa tragedia. E chi ha avuto il merito di far conoscere ancora di più la storia del Vajont, che se no sarebbe rimasta secondo me ancora molto nell'oblio, è stato il già citato Marco Paolini, che nel 1997 ha tenuto una bellissima orazione civile presso la diga del Vajont. Questa orazione civile la potete trovare su YouTube, la trovate su YouTube, cercate Marco Paolini Vajont, è lunga 2 ore e 20, ma ragazzi, vi giuro, vi assicuro che ve ne innamorerete. Io ho perso il conto delle volte che l'ho vista. Mi ricordo che dopo che avevo visto il film mi ero fissato col Vajont e mia mamma mi aveva comprato la VHS, la videocassetta, per dire quanto stiamo invecchiando noi degli anni 80, e l'avevo vista. Io non mi ricordo, la so quasi a memoria. È grazie a lui che questa storia del Vajont è entrata nelle case degli italiani. È grazie a lui, perché come ho detto, secondo me sarebbe rimasta ancora tantissimo nell'oblio. Però mi rendo conto che parlandone con amici, parenti, molti non la conoscono, oppure mi dicono: ah sì, quando è caduta la diga, se la conoscete mi darete ragione. Ma se non conoscete questa storia, più la studiate, vabbè, studiate, più ve ne interessate, più vi rendete conto di in che paese di merda viviamo. Ma veramente. Addirittura di recente ho letto, non so se è vera questa cosa, che la frana fosse premeditata, che cioè
la SADE avesse deciso di far cadere, perché una premessa che non ho fatto prima, nell'anno del disastro, nel 63, poco prima comunque, era nata l'Enel, no? Si era nazionalizzata l'industria idroelettrica, per cui la SADE aveva fretta di vendere la diga allo Stato, se no avrebbe perso un sacco di soldi. Per cui c'è questa testimonianza di un notaio, la testimonianza esiste, anche lì esiste, è nell'archivio, era stata registrata durante il processo del Vajont. Praticamente questo notaio aveva registrato l'atto di acquisto di alcuni terreni che aveva comprato la SADE, quei terreni che poi sono caduti nel lago, e questi due funzionari della SADE che avevano formalizzato l'atto col notaio avrebbero detto: tanto questi domani saranno nel lago. Loro volevano far cadere la frana nel lago per poter vendere la diga allo Stato. Certo, non volevano causare quello che hanno causato. Io spero che questa cosa non sia vera, ma come in tutte le cose della vita, a pensar male ci azzecchi. Per non parlare poi anche per appunto parlare un po' del dopo, anche il fatto che volevano ricostruire Longarone da un'altra parte, che secondo me è una cosa inconcepibile, inconcepibile. A parte che non so chi vedrà questo video, se siete stati o meno a Longarone, la Longarone di oggi non ha alcun legame con la Longarone. Ora, io non vivo a Longarone, però ci sono stato 3 volte. Ho visto un po' di foto della vecchia Longarone, che non ci sono legami col passato. Un sopravvissuto ha detto giustamente: il sagrato della chiesa, che era sopravvissuta all'ondata. Ma perché non l'hanno tenuto? Beh, me lo chiedo anch'io, anche dal punto di vista di uno che ha il fascino della storia. Fosse stato per me, il sagrato della chiesa andava subito cintato e mantenuto. La memoria. L'ultima volta che sono andato a Longarone, sì, per strada ci sono alcune foto, alcuni pannelli che mostrano com'era prima Longarone, però il mantenere quello che era esistito. Ci mancava che buttassero giù il campanile di Pirago, che è un piccolo campanile della chiesetta appunto di Pirago, che è una frazione, se mi ricordo bene, che ha resistito all'onda, è rimasto solo il piccolo campanile, e quello l'hanno tenuto. Ma il sagrato della chiesa di Longarone, quando senti le interviste ai sopravvissuti, tutti dicono: la chiesa di Longarone era l'edificio più bello, quello al quale tenevamo di più tutti. E rimane il sagrato e tu me lo togli via. Ecco una cosa che mi sono segnato ieri sulla mia scaletta. Nel 2008 l'UNESCO ha decretato che la tragedia del Vajont è la più grande tragedia causata dall'uomo nella storia dell'umanità. Eppure, la tragedia più grave causata dall'uomo nella storia dell'umanità è ancora conosciuta pochissimo. Per cui io con questo video spero di farvi conoscere, nel mio piccolo, di far conoscere a quante più persone possibili questa storia. E io penso di aver detto tutto più o meno. Ne parlerei per ore e ore del Vajont. Io ci tengo veramente tanto a questa storia. E dopo essere andato 3 volte al Vajont, a Longarone, la sento anche un po' mia. Perché ormai è dal 2004-2005 più o meno, o 2003, non mi ricordo, gli anni passano, mica parlo come un anziano, vabbè. Per cui andate, andate, andate lì, potete arrivare anche a toccare la diga se volete. Scendete giù lungo la frana, percorrete il sentiero, arrivate a toccarla la diga. Fa veramente impressione. Questa diga che è fatta a doppio arco, no? Quindi è curva sia in orizzontale che in verticale. A vederla è bellissima, è bellissima veramente. Certo, come ho detto prima, non andava assolutamente costruita lì. Vabbè, ragazzi. Io penso di aver parlato anche troppo, io spero di avervi fatto capire quanto mi piace, quanto tengo a questa storia, quanto me ne sono interessato in questi anni. Ora che interrompete di vedere il mio video, già che siete su YouTube, andate subito, se avete il tempo, a vedervi l'orazione di Marco Paolini. E poi vabbè, se conoscete già questa storia, se volete lasciarmi le vostre opinioni in merito qua sotto nei commenti, mi fate un grossissimo piacere. E io mi scuso se oggi non ho usato questo mio canale per parlare di cinema e serie TV. È un po' che non pubblico video, lo so, però ho tantissimo da fare. E il tempo per fare i video è minore rispetto al passato, però ci
cercherò comunque sempre di fare un po' di video inerenti al cinema e alle serie TV. Oggi ho deciso, come dice Marco Paolini nella sua orazione civile, di rubare il palcoscenico all'attualità, o per meglio dire a quello che tratto io di solito, per fare un tuffo nel passato. E spero che questo tuffo nel passato apra gli occhi a tutti quelli che ancora non conoscono questa tragedia del Vajont. Io sono sicuro che non ho detto tutto quello che volevo dire, però pazienza, vi ho tenuto già troppo qui. Grazie della visione, ragazzi, e non dimentichiamo.